Dalla copertura assicurativa alla valutazione globale dei rischi, il total cost of risk e la consulenza assicurativa nelle aziende. È questo il salto di qualità che oggi devono affrontare le imprese per scongiurare il rischio maggiore, la perdita di valore. Parliamo di rischi complessi come la business interruption e i cyber incidents, di rischi tradizionali come le catastrofi naturali o i cambiamenti climatici, di quelli legati a fattori di mercato come l'avvento di nuovi competitors più aggressivi o di nuove tecnologie, di rischi legati alla difficoltà di adattarsi rapidamente al cambio di norme e leggi o alla perdita di reputazione del brand, di rischi che non sono l'incendio della sede di produzione ma la velocità di ripartenza a seguito dell'evento sinistroso. Rischi di natura diversa, ma strettamente legati tra loro, una caratteristica che impone un approccio consulenziale a 360 gradi, in grado di affrontarli e gestirli attraverso competenze di elevato livello e strumenti rapidi ed efficaci. È l'approccio tipico del risk-based thinking, che oggi può contare sull'offerta formativa proposta da ASCO e Broker Life, in collaborazione con il Risk Master, corso di perfezionamento in risk management del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona. Broker Life continua col suo percorso formativo all'interno del risk management per gli operatori del settore, quindi anche quest'anno abbiamo coinvolto, sono 30 gli iscritti consulenti finanziari che vogliono, grazie al percorso promosso da Broker Life, introdursi al concetto di gestione dei rischi. Con grande soddisfazione che quest'anno siamo qui con Risk Master per questo secondo incontro. Il progetto formativo è nato l'anno scorso, nel 2018, e prosegue nel 2019. È aperto a tutti gli operatori del settore, nei consulenti finanziari, per i consulenti assicurativi, perché in questo mondo che stava cambiando e che oggi è già cambiato, la consulenza è alla base della gestione dei nuovi rischi. Un anno fa Multilife ha annunciato la partenza del progetto Broker Life, una società che abbiamo fondato con la collaborazione dei nostri colleghi di ASCO. E la società è per noi uno strumento molto importante, sia perché, come nella giornata di oggi vediamo, si occupa di formazione, quindi noi eroghiamo tramite Broker Life della formazione voluta a tutta la rete dei consulenti di Multilife, ma dall'altro lato anche vogliamo fare di Broker Life lo strumento con cui noi andremo a fare consulenza a 360 gradi sul mercato italiano. Siamo felici di avere avuto una buona risposta dai consulenti, perché siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta. La strada giusta è quella della formazione, della specializzazione, del coinvolgimento di persone, agenti, consulenti, eccetera, che hanno capito che il mercato va verso una disintermediazione e quindi si riduce la potenzialità del mercato di intermediazione e andiamo verso la consulenza. La consulenza è un termine abusato, cioè tutti fanno consulenza, tutti dicono di essere consulenti. In realtà per essere consulenti prima bisogna sapere che cosa si dice, perché altrimenti diventa difficile dire ad altri che cosa fare. E quindi per Broker Life è molto importante la formazione. Un percorso formativo, quello ideato da ASCO e Broker Life, destinato a creare nuove figure professionali nel mondo assicurativo. Il corso di perfezionamento in risk management dell'Università di Verona offre un percorso formativo in risk management, il che vuol dire aiutare, coadiuvare le aziende nell'identificare una persona che possa essere competente sia sul risk assessment che sul trattamento del rischio. Oggi è importante saper identificare e valutare i rischi al fine di poter scegliere coperture e tecniche di trattamento che siano al contempo efficienti ed efficaci. Efficacia ed efficienza fino al contenimento del total cost of risk, una valutazione che necessita di figure professionali competenti e aggiornate. Per far questo quindi occorrono delle competenze forti e solide di gestione del rischio in termini di valutazione e anche di coinvolgimento dei responsabili di funzione che nelle varie aree aziendali devono avere una competenza molto forte sui processi per poter coadiuvare questa analisi del rischio.
quasi una rivoluzione in termini di approccio al problema. Ancora oggi i clienti chiedono una semplice copertura assicurativa, ma in realtà hanno bisogno d'altro, cioè di una consulenza a 360 gradi sul rischio complessivo che grava sulla propria attività. Anni fa le imprese investivano molto in coperture assicurative come principali strumenti per garantire il trattamento del rischio. Oggi non è più sufficiente, in quanto molti rischi sono non efficacemente trasferibili attraverso strumenti di copertura e richiedono invece un'attenta analisi di valutazione per poter effettuare prevenzione e protezione. Quindi mitigare il cost of risk vuol dire evidentemente saper mixare in modo equilibrato la prevenzione e la protezione e il trasferimento finanziario del rischio. Non ha senso considerare i rischi isolatamente, individualmente, bensì è importante invece osservare il film complessivo, quindi il mix complessivo dei rischi, in quanto insieme determinano la reale loss exposure, quindi la reale esposizione alle vulnerabilità, che molto spesso sono anche tra loro collegate. Quindi a maggior ragione è necessaria una collaborazione interfunzionale tra aree aziendali diverse, business unit differenti, integrando le capacità di valutazione in funzione di una copertura complessiva che sia coerente con la risk capacity, cioè la massima capacità di sopportazione del rischio che finanziariamente un'impresa può avere. Avendo sempre però anche un occhio alla posizione strategica dell'impresa, al proprio posizionamento competitivo, perché alla fine l'impresa si relaziona con i suoi stakeholder e quindi è lì che poi crea valore. Una creazione di valore che è anche al centro del percorso formativo di Broker Life e ASCO. Questo percorso formativo è rivolto a tutti gli operatori di settore, siano essi consulenti finanziari o consulenti assicurativi, che ritrovano in questo mercato che cambia delle strategie nelle quali vorrebbero identificarsi. La gestione del rischio è una di quelle e noi promuoviamo assolutamente percorsi di eccellenza all'interno di quest'ambito. L'imprenditore di oggi è l'imprenditore che cerca dal suo consulente non più le risposte tecniche esclusivamente da un punto di vista assicurativo, ma la percezione del rischio che probabilmente lui stesso non riesce ad avere. Ed è soltanto persone preparate nell'ambito della consulenza finanziaria, della consulenza assicurativa, che può ottenere questo. Quindi percorsi formativi di introduzione come questo sono propedeutici al risultato finale. Noi crediamo molto in questo percorso formativo e esortiamo tutti gli operatori del settore a mettersi in contatto per poter avventurarsi all'interno del risk management.